Buongiorno, buonasera miei cari, dipende quando guarderete questo video. Il video di questa sera è un video che mi emoziona moltissimo registrare perché mi rende piena di onore nel poter dar voce a chi non ce l'ha più e nel poter dar voce a un'amica che con tutta se stessa in questi anni si è adoperata per non far dimenticare suo figlio, morto in circostanze a dir poco straordinarie, con l'ancora a dir poco straordinario, anche se ancora mai provato, sostegno dei testimoni di Geova, oppure volendo sempre distinguere della società Torre di Guardia. In questo video non sarò io a parlare, ma con grande orgoglio darò voce a una lettera aperta che Emanuela Mantia ha scritto perché suo figlio Enea non venga dimenticato anche tra coloro che sono morti a causa o per opera di testimoni di Geova o della società Torre di Guardia. Enea mi diceva spesso: "Mamma, ho dei forti sensi di colpa nei confronti di quelle persone che, seppur in buona fede, ho danneggiato, convincendole ad entrare nella setta." Il sito l'informazione.it, il 14 novembre scorso, riportando le parole del Resto del Carlino in merito ai fatti di Rimini, che tutti noi conosciamo e che sono stati a lungo commentati sul web, ha scritto: "La disassociazione non può essere definita una cacciata. Inoltre non è corretto dire che coloro che ne sono oggetto vengano isolati, col rischio di compromettere anche il rapporto con i figli e con gli altri familiari. Infatti, solo coloro che trasgrediscono in modo ostinato e impenitente le norme bibliche vengono disassociati. E quando una persona viene disassociata, i singoli fedeli decidono in base alla loro coscienza sensibile alle norme religiose come regolare i loro rapporti con la persona." È la stessa congregazione dei Testimoni di Geova di Roma, attraverso le parole del direttore dell'Ufficio della Comunicazione, a fare questa dichiarazione, questa affermazione che definirla mendace è dir poco, negando l'evidenza con la tipica faccia tosta geovista che noi ex conosciamo molto bene. Gli ex testimoni di Geova che subiscono ostracismo sono migliaia e sparsi in tutto il mondo. Non è un fenomeno locale che si può arginare né negare. Alla luce della mia personale esperienza, che peraltro io condivido, cara Emanuela, non mi sento di affermare che i testimoni di Geova siano brave persone. Non mi sento di condividere la tendenza a santificarli una volta morti per cause violente. Sappiamo bene che tutti, da testimoni di Geova, hanno fatto il loro dovere ostracizzando gli ex. Sappiamo bene tutti che da testimoni di Geova hanno avuto l'abitudine di criticare le altre confessioni, ma come dice il detto, ingoi la zanzara e sputi l'elefante. Sappiamo bene tutti come da testimoni di Geova ci vedono noi del mondo, con quella becera cattiveria e con le espressioni di disgusto quando pronunciano questa frase all'apparenza innocua, ma solo all'apparenza. Sappiamo bene tutti come il disprezzo che traspare per gli ex
Testimoni di Geova, ferisce, perché con gli ex sono molto più spietati. L'espressione di disgusto nell'apostrofare gli ex come cani che mangiano il loro vomito, come maiali che si rotolano nel fango, come morti che camminano perché Geova non avrà pietà per chi non avrà creduto nel corpo direttivo, e come Satana, perché così definirono me a mia nonna quando disse se era giusto che io l'accompagnassi ad un'assemblea. Saliresti in macchina con Satana? Ma continua Emanuela, lasciamo a lei la parola. Mi rivolgo a voi oggi per raccontare una storia di dolore e ingiustizia, una storia che ha segnato profondamente la mia vita e quella di mio figlio, Enea. La nostra vicenda all'interno dei Testimoni di Geova è una testimonianza dolorosa di manipolazione, abuso e tragedia. Enea entrò nella setta dei Testimoni di Geova nel 1990 e si battezzò nel 1992. La mia famiglia, già parte di questa comunità, accolse la notizia con gioia, mentre io ero reticente. Decisi di avvicinarmi alla setta per sostenere mio figlio, nonostante le mie riserve. La nostra esperienza all'interno dei Testimoni di Geova fu segnata da una serie di eventi traumatici. I cosiddetti peccatori, spesso innocenti come minori abusati, erano sottoposti a comitati giudiziari che li mettevano alla berlina e li colpevolizzavano per gli abusi subiti. I predatori venivano frequentemente perdonati e protetti, una pratica che ha lasciato ferite profonde in molti e che su questo canale ne abbiamo parlato veramente tanto, ma non abbastanza. L'atteggiamento della società Torre di Guardia nei confronti dei fuoriusciti è spietato, invece della lapidazione praticata nei tempi biblici, ma vietata dalle leggi moderne, utilizzano l'ostracismo come forma di punizione. Questo ha creato un ambiente di terrore dove le famiglie vengono distrutte e le vite spezzate. Contrastando con questa realtà, le dichiarazioni ufficiali dei Testimoni di Geova, fatte dalla detto stampa della Bethel, negano l'esistenza dell'ostracismo, sostenendo che si tratti di casi isolati. Queste affermazioni sono una menzogna palese, dato che l'ostracismo è una pratica diffusa in tutte le congregazioni del mondo. Evidentemente, tutti i testimoni di Geova hanno la stessa coscienza nel riguardo delle pratiche religiose, chissà come mai. Nel 2003 Enea scelse di dissociarsi volontariamente dalla setta. Questa decisione scatenò una serie di azioni ostili, tra cui minacce, insulti e dispetti. La nostra famiglia fu divisa e il legame fra noi irrimediabilmente danneggiato. La tragedia raggiunse il suo apice quando Enea fu brutalmente assassinato. Un evento che mi ha lasciato una cicatrice indelebile. Non ho solo perso mio figlio in circostanze orribili, ma anche i suoi resti furono fatti sparire, negandoci la possibilità di un degno addio. Quello che è ancora più straziante e che alcuni negano non solo la sua appartenenza alla setta, ma addirittura la sua stessa esistenza.
Questo è solo un assaggio dei 9 anni che mio figlio ed io abbiamo subito da parte degli ex fratelli portatori di verità e buone notizie, come stermini di massa, genocidi e, facciamola breve, Armageddon. Io ho sentito parlare dei fatti di Enea qui, sul web, quando ho creato il mio canale. Fatti che mi hanno inorridito e che provocano in me ancora oggi un'emozione incredibile. Ma quello che ho provato orrore non è stato tanto come si comportano i testimoni di Geova in confronto a questo. Quello che mi fa orrore è aver visto con i miei occhi e aver sentito con le mie orecchie, letto quello che ex testimoni di Geova, invece di sostenere e perorare la causa di Enea, invece di sostenere Emanuela in un momento che durerà per tutta la sua vita, in una tragedia così orrenda e inimmaginabile che nessuna madre dovrebbe essere mai chiamata a vivere, invece di sostenerla. Ecco, l'ho vista mettere al bando. Ed è qualcosa di imperdonabile, esattamente come l'assassinio di Enea. Il corpo direttivo ha degli obiettivi precisi: accumulare danaro, addestrare gli imbonitori vendendo fumo e insabbiare i crimini di cui si macchia ogni giorno. In questi ultimi tempi i testimoni di Geova sono saliti alla ribalta a causa dell'attentato di Amburgo prima, della bomba in India poi e l'omicidio di una 78enne in tempi più recenti. Gli altri? Gli altri chi? Le vittime di pedofilia, le vittime di impostori che ti convincono che la fine è vicina e che la fine è una bella cosa, le vittime che non hanno il diritto di opporsi, i parenti che vorrebbero dar loro voce, ma per dare voce ai 40.000 vittime annui della società Torre di Guardia bisogna avere dei precisi requisiti. Così come Emanuela Orlandi, che dopo decenni ancora fa notizia, mentre le sue compagne di sventura sono state bellamente dimenticate, perché Emanuela Orlandi era una cittadina vaticana, le altre no. Ecco, torniamo a mio figlio, torniamo ad Enea. Si è dissociato nel 2003, è morto nel 2012, 9 anni di ostracismo, di minacce, insulti indicibili, persecuzioni. Ucciso psicologicamente prima e fisicamente dopo. Quello che non capì allora e che capisco ora è questo: mio figlio in realtà è morto nel 2003. Il suo corpo è stumulato e fatto sparire, ma Enea era solo un anonimo cittadino, un ex testimone di Geova senza titoli di corte. Uno che non merita voce, anzi peggio, uno di cui secondo alcuni chissà se è esistito davvero o se è il frutto della mente malata di una madre che si inventa un figlio per godersi qualche like su YouTube. Che goduria! Una tizia che a differenza di altre madri, padri, nonni che sono approdati su YouTube per gridare al mondo il loro dolore per aver perso la famiglia o parte di essa a causa dei testimoni di Geova, ecco, questa tizia non è legittimata a far sentire il suo dolore di madre defiliata. Proprio no.
Con che diritto parli se non sei mai stata testimone di Geova? Parlo con il diritto di figlia di testimoni di Geova. Parlo con il diritto di sorella di testimoni di Geova. Parlo con il diritto di madre di testimoni di Geova. Parlo con il diritto di defiliata, orfana di figlio, di ex testimone di Geova. Mio figlio era stato coerente, ha chiesto perdono a chi per colpa sua sono diventati testimoni di Geova. E io, questa bipolare, ha costruito una storia senza averne diritto. Io non sono la dama di corte, non sono Miss Italia, non uso il make-up, non mi sono come mi sono permessa. Credevi forse di essere una pioniera regolare? No, la moglie di un anziano? No, la sorella del sorvegliante? No. Hai le prove di ciò che affermi? Mostraci le prove. Ma voi, sì, voi ex testimoni di Geova che raccontate le vostre esperienze all'interno della setta, delle angherie che avete subito, avete dovuto esibire le prove? Quindi taci, stronza, non hai nessun diritto. Vorrei fare una chiosa anche su questo punto. Questa nuova moda che c'è nel web, che solo chi è testimone di Geova può parlare di testimone di Geova, dimostra da sé l'ignoranza di chi l'ha propinata. Io sono una studiosa di religioni. Vi immaginate se tutte le volte che parlo di Islam, che tutte le volte che parlo di protestantesimo, o che ho parlato di Opus Dei, o che ho parlato di tutte le varie religioni che ho parlato, qualcuno mi fosse venuto a dire: ma tu sei stato questo, 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 allora taci. E allora che cosa ci fanno gli studiosi? Studiamo niente? Da quando in qua è necessario appartenere per parlare di qualcosa? Quindi non dovremmo nemmeno parlare della storia del passato, perché nessuno di noi c'era nella Seconda Guerra Mondiale. Ormai sono rimasti veramente pochi. Quindi nessuno di noi dovrebbe parlare di ciò che accade dall'altra parte del mondo, perché lo sappiamo solo per sentito dire o per vederlo scritto in un giornale. Quando si fanno dei discorsi come questi, quando si cerca di promuovere odio nei confronti di coloro che stanno denunciando le cose che anche ex testimoni di Geova vogliono tenere coperti, bisogna almeno usare l'intelligenza. Questi eventi mi hanno portato a un profondo esaurimento, continua Emanuela, a una radicata depressione. Come madre che ha perso un figlio in queste circostanze, senza giustizia e senza una tomba su cui pregare o piangere, mi porto dentro un dolore indescrivibile. La mia speranza è che queste pratiche crudeli e che questa setta vengano presto eliminate. Concludo con un appello. Non chiudete gli occhi di fronte a queste ingiustizie. È nostro dovere come società fare luce su questa realtà oscura e lavorare insieme per un futuro dove l'amore e la compassione prevalgano sulle ideologie distorte e dannose. E forse mi ripeto, ma mai abbastanza, amica mia. Ma ci tengo a far capire che l'ostracismo non è una cosa da poco, è un omicidio vero e proprio. Si muore dentro e pochi se ne rendono conto. La differenza è che chi muore fisicamente viene seppellito, chi muore dentro respira. Sembra relazionarsi con la società, ma è morto.
un elemento rotto, impossibile da aggiustare.